Ma mi spieghi una cosa, Flavia, perché gli hanno dato il nome di un bambino a sto tank? Perché un bambino? Sì, ma Tini sembra un poppante, poverino. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una nuova recensione, video precensione, recensione, video, capito no? Di Matti Vape sul canale di Matti Vape. Oggi andiamo a parlare per l'appunto, come detto, di lui, del Tinis. Piccolino Power Scan for Dynamite, hai capito cosa sto dicendo? Non lo so, ma l'ho detto. Andiamo subitissimamente a vederlo da vicino e poi vi dico cosa ne penso, dai. Ecco la scatola del Tinis. Nella parte frontale troviamo scritto Puff Tinis, il disegno del Tinis nero oro, con la scritta Yud. Questo disegno di design mi piace un sacco. Di lato troviamo gli loghi per lo smaltimento del riciclaggio e tutte le informazioni di importazione e cose varie. Dall'altro troviamo la dimensione del tank, che devo andare a leggerlo anch'io, che è un 22 mm, molto figo, c'è da dire. Poi dietro troviamo come fare il refill con il contenuto della confezione, cioè un Tinis, una coil da 1,5 ohm e una coil da 0,8. Le coil sono in nickel 80 OCC coil da 1,5 ohm, dai 13 ai 18 watt per l'1,5 e dai 20 ai 28 watt per le 0,8. Andiamo ad aprirlo e troviamo subito il Tinis con la resistenza di ricambio. Andiamo a vedere com'è composto il Tinis. Troviamo il babbomizzatore in questo modo, molto molto bello, le finiture sono veramente interessanti. Tinis, logo della Puff. Troviamo anche tutta la modalità per aprirlo, che è un casino. Lo apriamo da sotto e in questo modo accediamo alla coil e dal deck. Stacchiamo il vetro, tacchiamo la coil, aperto qua andiamo a sbloccarlo e la coil se ne viene via ad estrazione. Fatto ciò, andiamo a reinserirla, bagniamo i forellini laterali, andiamo a reinserire il piccolo tank del piccolo Tinis, chiudiamo anche qua, andiamo a chiudere per bene l'airflow, questo è ancora aperto. Apriamo di qui, andiamo ad aprirlo ed andiamo ad effettuare il refill. Noi ovviamente ce l'abbiamo già bello che pronto. Ce l'abbiamo già bello che pronto. Qua troviamo all'interno il Noise Vape 1 Extra. Devo dire la verità, molto molto semplice, molto molto bello. Ma adesso andiamo a vedere cosa ne penso e vi dico quello che ne penso, insomma. Ok, l'abbiamo visto. È un pochettino cagacazzi all'inizio se non si fa attenzione. Però a me piace! Cioè io lo uso da polmone addirittura, non lo uso da guancia. Piccolino patatino cuccioloso, devi fargli 95 refill al giorno, ma non te ne frega niente perché va veramente bene. È una figata pazzesca! Sì, non tiene un cazzo di liquido, quello è vero, è un difetto enorme, non possiamo farci nulla. Però ragazzi, è veramente interessante questo. In un piccolo tank del genere sprigiona tutta questa potenza. È freddo. Ragazzi, inutile girarci intorno, secondo me ne vale la pena. Questo è veramente un giocattolo, cioè non è l'atomizzatore della vita. Però è simpatico, non costa tanto. È il mulettino che va bene da tenere in macchina, va bene da tenere sulla scrivania, va bene da utilizzare in casi di emergenza o se sei all'inizio proprio e ti vuoi avvicinare al mondo delle sigarette elettroniche, ti vuoi avvicinare a tutto quello che è il mondo in generale. Perché no? Prendilo, provalo, cioè prima provalo, poi prendilo, e è una figata. Poi qua abbiamo la U-Box, che ve ne parlerò, perché l'ho appena presa tra le mani, quindi almeno un po' di prova gliela vorrei dare, sarebbe il caso. Flavia, quindi me la prendo una. Però è una figata, la U-Box, ve ne parlerò, insomma. Quindi, il Tinis, fate attenzione a quelle due o tre cosettine che vi ho spiegato prima. Tenete occhio i livelli, che è molto semplice, lui ogni tanto piscia, non mi sono mai spiegato il perché. Messaggio. Non mi sono mai spiegato il perché, però è una cosa che succede raramente, non è una cosa che succede più di tanto. È poco simpatico quando ti svegli la mattina e succede, ma quello è un altro discorso, perché hai trovato il liquido pisciato da tutta la notte. Sarà che soffre i cali di pressione, i cambi della temperatura, non lo so, ma è veramente uno dei pochi difetti, oltre al fatto che è piccolo, ma quello si sapeva. Una figata il refill,
una figata tutto il resto. Che vi devo dire, ragazzi? Secondo me ne vale la pena. Non è l'atomizzatore della vita. Cioè, mettiamocelo bene in testa, che questo sia chiaro per tutti. Non è l'atomizzatore che, a prescindere, uno si deve svenare per lungo per averlo. Però è un atomizzatore molto simpatico che si può avere. Poi nella configurazione con la U-Box sta in una mano. È minuscolo, è da taschino, è da fuck noise factory. Basta! È marchettaro di merda. E quindi, secondo me ci sta. Un'altra svapatina, perché no? Figata. Figata. Controllo dell'aria. Ce le ha tutte, ragazzi. Dai, non serve girarci intorno. È una figatina piccolina, carina, della Yud, che non va male. Detto ciò, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, condividere il video, mettere mi piace al video, condividere anche il canale, perché no, attivare la campanella per ricevere le notifiche di questo canale. Ringraziamo il Puff Store Pergine, che oggi ci ha portato in Kazakistan. No, ci sono troppe bombe. Dove cazzo ci hai portato oggi? Non mi dire affanculo che non posso mettere il dito. Dai, dove mi hai portato? Mi ti ha portato... Cazzo, un atollo di qualche tipo. Eh? Un atollo. Madagascar. In Madagascar. E quindi possiamo andare a fanculare. Ho paura. Sì, ho finito. Tanto non mi fanno entrare, ho la ragazza nera.